La soddisfazione migliore è proprio vedere queste ragazze che hanno giocato meno delle altre, addirittura qualcuna non aveva mai giocato. Fare questi tipi di prestazione è molto confortante e è stato un segnale importante per me, per il mio staff, ma soprattutto un segnale importante anche per la squadra, perché in questo momento abbiamo a disposizione più ragazze che potrebbero darci una mano durante l'annata, e la partita di oggi ha dimostrato questo, che ci siamo soffrendo delle volte, perché abbiamo anche sofferto, perché abbiamo incontrato una squadra sulla carta molto forte, ma anche a livello di campo si è dimostrata così. Però noi siamo state brave, abbiamo sfruttato l'occasione che ci è capitata e bene, abbiamo portato a casa questa vittoria. Era molto importante passare il turno, sapevamo che la società ci teneva in modo particolare e gli facciamo questo regalo. Ma era un test per qualcuno che aveva giocato un po' meno e mi hanno dato delle risposte importanti per il futuro della stagione. Sì, sono felice per lei perché, come dici te, era molto battuta nelle ultime settimane perché ha sempre fatto delle grandi prestazioni, però non era riuscita a fare gol. Oggi l'ha ritrovato e io gli dico sempre che deve giocare per la squadra, ma lei lo fa, e quando è entrata ha dato dimostrazione di essere una giocatrice che è arrivata qua a Sassuolo dal Padova, che è una categoria in meno, era in Serie B. Quindi sapeva che era sotto esame, ha avuto subito la fiducia mia e dello staff e soprattutto anche della squadra, perché poi l'hanno aiutata anche loro in questo. E lei ci sta ripagando con queste prestazioni. Diciamo che anche questo è un segnale positivo, perché è una ragazza con grande umiltà, grande voglia di migliorarsi, e noi siamo qui apposta per cercare di aiutarla. E dobbiamo cercare di recuperare le energie e soprattutto recuperare quelle 3 o 4 ragazze che in questo momento non stanno bene. Sarà difficile, però sappiamo che è una partita per noi importante per continuare il nostro percorso, un percorso che fino ad oggi è stato veramente fantastico e speriamo di continuare. L'obiettivo primario logicamente era vincere, noi vogliamo giocare la competizione al pari di tutte le altre squadre e diciamo che l'organizzazione è il nostro punto di forza, siamo 26 titolari, ci alleniamo tutti ad agosto, la squadra si allena costantemente insieme senza nessun tipo di differenza tra una giocatrice e l'altra, a seconda di chi entra là in campo. È un anno difficile, si è alzata l'asticella per tutti, per noi che eravamo già qua e che teniamo questi colori, e soprattutto per chi è arrivato da fuori a darci una mano, a portare alta questa società, e ci teniamo una per uno e speriamo di fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi. L'importante era farsi trovare pronte e penso che ognuno nel suo abbia fatto il proprio meglio per aiutare la squadra, per raggiungere l'obiettivo, e il gruppo prima di tutto, e questo ce lo siamo dette e sarà così sempre.